È una battaglia che deve vedere tutti quanti i... È una partita anche per riconquistare il governo del paese, quella legata alla candidatura di Valeria Alessandrini, esponente della Lega sostenuta pure da Fratelli d'Italia e Forza Italia alle elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato in programma l'8 marzo. Lo ha sottolineato il segretario umbro del Carroccio, Virginio Caparvi, in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Foligno, presenti i vertici della coalizione. Il nuovo voto nel collegio Umbria 2 del Senato è stato indetto dopo le dimissioni di Donatella Tesei, detta presidente dell'Umbria. Caparvi si è soffermato sui possibili effetti nazionali del voto in Umbria. Questo governo pericoloso, ha detto, si tiene in piedi per 5 senatori e quindi non possiamo permetterci di regalargli nulla. Tesei ha quindi spiegato di avere condiviso la candidatura. Ma ascoltiamo le prime parole di Valeria Alessandrini. Ci sono alcune grandi emergenze, l'ha evidenziate anche prima lei, una di queste è il lavoro. Su questo fronte come si può lavorare, insomma come lei pensa di lavorare qualora poi dovesse essere eletta? Chiaramente, come abbiamo già detto, le problematiche sono tante, soprattutto a livello industriale abbiamo la crisi a livello settorializzato, quindi l'importante è far ripartire dal punto di vista industriale quello che è il motore della nostra regione, quindi riuscire a risolvere problemi e queste vertenze a cui già stanno lavorando i nostri parlamentari e per questo motivo cercare di incentivare ovviamente il turismo, il commercio, che sono motori che tutti insieme possono sicuramente dare un contributo per migliorare le attività produttive e quindi creare anche altri posti di lavoro, partendo chiaramente dalla risoluzione delle problematiche prima elencate. L'altro grande fronte su cui bisogna ancora lavorare è certamente quello della ricostruzione post terremoto, perché insomma lo vediamo con i nostri occhi, ancora c'è tanto da fare. C'è tanto da fare e delle prime risposte il governo della nostra Presidente Tesei ha iniziato a darle, quindi chi lavora bene dà dei contributi e soprattutto per delle risoluzioni abbiamo visto c'è stato uno sblocco di quasi 9,5 milioni di euro e questi saranno utilizzati chiaramente, investiti per la ricostruzione. Dobbiamo togliere ancora le macerie, dobbiamo garantire a molte famiglie una vita dignitosa quotidiana, dobbiamo riaprire chiaramente il dialogo, sburocratizzare il sistema, parlare con i territori. Questi sono già dei punti di partenza fondamentali ai quali chiaramente si unirà un lavoro sinergico di tutte le forze del centrodestra.